ma benvenuti in questo speciale di Halloween. Questa sera, cari Nabacci e non, ci addentreremo nel magico e contorto mondo dei glitch dei Pokémon. Questa volta niente di falso. Tornerà le Ixardon, ma sotto una luce diversa, sotto un'analisi completamente diversa. Quando meno ve l'aspetterete, spunterà fuori. Ma siamo qui quest'oggi affinché io, nonché il dio del metal, vi dimostrerò e mostrerò glitch Pokémon più inquietanti di tutti i tempi. Quindi iniziamo subito. Nel corso dei miei tanti anni di studi e approfondimenti su questo magico e contorto mondo, mi sono imbattuto in tantissime occasioni in cui i glitch dei Pokémon, nonché anche i glitchmon, quindi le creature che vengono generate da questi glitch, sfuggono di mano e diventano stranamente inquietanti, aberranti, a tratti anche horrorifici. Io vi farò sentire piano piano diversi soundtrack, se si possa chiamare così, tra virgolette, derivate dall'apparizione o tramite certi glitch nell'apparizione appunto di queste creature contorte e glitchate. Vi farò conoscere tre creature in questo video, nonché il numero 9, il simbolo femminile e l'Ixardon come finale, perché anche lui nasconde una chicca. Alcuni sono ibridi di altri Pokémon, altri sono generati proprio totalmente da zero. E l'Ixardon invece è una mia creazione malata. Tuttavia questi Pokémon hanno il potere di generare delle sinfonie totalmente infernali. Quindi io quest'oggi ve le mostrerò tutte. Perlomeno le migliori che ho trovato e campionato. Thank you.
La cosa affascinante di questi glitchmon è che generano completamente musiche casuali. Non abbiamo nessun punto di riferimento, non abbiamo nessun modo per manovrare queste ultime. E difatti nel web vengono conosciuti per questo. Come sapete, anni fa creai le Ixardon. Questo glitchmon, apparentemente uscito solamente in versioni beta di Pokémon Giallo, in realtà è totalmente falso. Ma non è questo il punto. È falsa solamente la sua apparizione nel gioco in quanto l'ho programmata io. Però, ragazzi, c'è una chicca allucinante che probabilmente in tanti di voi non hanno neanche visto anni fa. Quando appare le Ixardon, si genera la sua musica peculiare glitchata. Ma ad un certo punto di questa, spunta fuori una melodia molto eerie, molto melodica e in qualche modo anche evocativa. Continuiamo la carrellata dell'orrido, perché non è finita qui. Arriveranno altre soundtrack molto strane, molto inquietanti. E ovviamente voglio sapere nei commenti quale di queste vi ha disturbato, o comunque quale di queste potrebbe essere la vostra preferita, non lo so. O se avete dei glitch, in qualche modo, nel mondo dei Pokémon che mi consigliate dal punto di vista dell'inquietudine.
Potevo mostrarvi anche dei glitch fisici proprio, ma a questo giro ho voluto puntare solamente sui suoni. Ovviamente, da come avrete intuito, queste apparizioni di questi Pokémon glitchati buggano completamente il titolo, ne corrompono i dati, corrompono Dumiosa e non c'è verso di capirci niente dal punto di vista programmativo. La cosa ancora più misteriosa è che io non ho ancora capito in tutti questi anni di studio perché generano tutte queste musiche casuali. Non c'è un apparente motivo. Sembra che in qualche modo la versione di Pokémon Giallo venga corrotta al suo interno con suoni totalmente randomici che non si sa la provenienza.
E dopo tutto questo casino, ragazzi, dopo tutti questi suoni contorti, dopo tutta questa contorsione mentale e metafisica, io vi saluto e vi lascio ai vostri fottuti incubi. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se volete più video divulgativi come questo.